Buongiorno, Topolina. Allora, noi stiamo per fare una sorpresa alla nonna bis. Sì, l'altra volta ho detto invece che nonna bis, ma perché io ormai mi proietto sui miei figli e quindi per i miei figli ero la nonna bis, ho detto nonna bis. Perdonatemi. E niente, adesso andremo dalla nonna bis loro, cioè mia nonna, la nonna paterna. Eh sì, e andiamo a farle una bella sorpresa. Andiamo con anche Federico, il fratellone. Siamo tutti in ghingheri col vestitino e ora andiamo. Eccoci in macchina, si muore di caldo, quindi parto subito. Eccoci arrivati. Amore. Amore. E quel sorrisino dietro al ciuccio, quel piedino lì. Dai, allora questo l'ho già sganciato. Togli il piedino però e andiamo da nonna, facciamo la sorpresa a nonna. Adesso ti sgancio e ti porto nell'ovetto. Ragazze, le mie solite fortune, sono rimasta chiusa fuori. Non ho preso neanche le ruote del passeggino, ho preso solo l'ovetto che è qui vicino a me con Alessandra dentro e mia nonna non c'è. Il bello che ho trovato è il portone sotto aperto, quindi ho detto faccio ancora più sorpresa, arrivo su, busso alla porta. Niente, non mi rispondeva. Mi sono anche spaventata a un certo punto. Ho chiamato proprio in casa, non mi rispondeva. Ho detto, oddio, si è sentita male. Ecco, questo è mio papà. Andiamo. Sì? Ah. Ah, va bene. Ok. Vado, ciao. Ciao, dopo, ciao. Perfetto, comunque vi dicevo che quindi sono arrivata su, mi sono spaventata tutto quanto perché non la sentivo e niente, alla fine ho chiamato mio papà, insomma mi stanno chiamando tutti e alla fine mio nonno è solo dalla dottoressa, per fortuna è qui vicino, quindi adesso troverò il modo di incrociarla. Oi, dimmi amore. Che mia nonna non c'è, mi è venuto un infarto, ho detto si è sentita male, c'è un qualcosa che non va, eh? E invece ho sentito mio padre dalla dottoressa, infatti adesso io sono anche senza ruote, quindi devo trascinarmi il peso dell'ovetto fino dalla dottoressa perché ne ha 10 davanti, cioè io una volta che le faccio la sorpresa lei è dalla dottoressa, le mie solite fortune. Già, già. E va bene così. Lasciamo perdere, vabbè. Dai, scappo che sono d'accordo con mio papà che vado lì dalla dottoressa, mi dà le chiavi di casa e l'aspetterò a casa, anche perché ne ha 10 davanti, quindi posso fare la muffa qui. Ok, una signora ci è venuta incontro e ci ha dato le chiavi. Vai, apri la porta. Aiuto. Dai, che ce la fai, spingi. Non ci credo. Non ci voglio credere. Aiuto, aspettate. Aspetta. Ok. Che fatica fare queste sorprese. Adesso ci sarà da ridere, vediamo se riesco a entrare in casa. Ok. Ok, abbiamo ufficialmente sequestrato la casa della nonna. Vieni, Fede, entra. Ora, come minimo, nonna, ti devo prendere qualcosa da bere. Io del latte. Rubiamo l'acqua alla nonna, che non c'è. Libertà. Poi c'è del succo di frutta alla pera. Fede, vuoi del succo? Ma sì. Dobbiamo aspettare, ci dobbiamo anche dissetare. Quindi ora vai in bagno. E io mentre cerco dei bicchieri, non mi ricordo neanche dove tieni i bicchieri. Diciamo che ultimamente, soprattutto da quando la bimba piccola è lei che viene a trovarmi, e quindi io non mi ricordo manco più dove tiene le cose. Allora, vi appoggio qui. Oggi facciamo un video in un'altra casa, così vedete qualcosa di diverso. Succo alla pera per Fede. E
Ale che reclama, mi sa che tra un po' le do il latte, meno male che l'avevo già scaldato a casa e acqua per me. Che sete ho. Sistemiamo tutto. Sistemiamo tutto. E voilà. Fame. E nonna Bis dobbiamo aspettarla. Eh sì, nonna Bruna è dal dottore, adesso arriva. Ma cosa fa dal dottore? Si farà fare qualche, dovrà farsi rifare la ricetta, non lo so. Ricetta? E noi adesso ci liberiamo. Eccola! L'abbiamo trovata la nonna Bis. Ah, oh, finalmente. Vedi, dove era scappata, Dove nonna era Bis? scappata? Era andata a farsela buona? Magari. Adesso fai il Magari. rottino in braccio a nonna Su, Bis. su, su, su. Fai il rottino, Ciao su. amore! Che c'è? Che c'è? Mamma. 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 E poi c'è Federico che gioca con i Lego. Dire prima papà. Momento caffè. Ahimè, amaro. Sì, basta. Ecco, questo è il rumore della macchinetta perché se lo sta facendo anche mia nonna. Sta parlando con Fede. Però no, basta. Ho messo uno stop agli zuccheri, almeno per un po', perché devo regolarmi, perché sto ingrassando, poi l'allattamento è sempre meno, quindi devo regolarmi per forza. Bello grosso, ma poi però c'è cinghiozzo. Cosa Amore. fai? Solito mega iper salto temporale, mi sto per struccare e quindi ho detto ok, saluto le mie stelline mentre mi strucco perché altrimenti quando lo faccio e niente, io sto per andare a nanna, sono cotta oggi, mi sento veramente veramente stanca e sono sincera, non vedo l'ora di lanciarmi sotto le coperte. Stanotte, vi dico la verità, avevo addirittura freddo. C'era il ventilatore acceso perché Ricky, insomma, aveva caldo ieri sera. Io no, però mi sono svegliata, motorino, mi sono svegliata stamattina proprio con i brividi. Avevo freddo, infatti Ricky non c'era già più, era al lavoro. Io ho dovuto spegnere proprio il ventilatore perché avevo veramente freddo, cioè non mi bastava neanche il lenzuolo, quindi ho spento direttamente, mi sono anche messa sotto le coperte e stavo bene. Potete capire quanto è stato bello mettersi sotto le coperte. E quindi niente, quindi era per dirvi questa cosa perché è veramente stranissimo per me avere freddo ad agosto, insomma, a meno che sto male. E niente, oggi è stato bellissimo andare da mia nonna a farle questa sorpresa. E è stata contentissima di spupazzarsi suo nipote, ovvero io e i suoi due pronipoti. E anche Fede è stato felicissimo, insomma, di andare. Ha giocato con i Lego, come avrete visto in qualche spezzone. Quindi è stato un bel pomeriggio, siamo stati molto bene e poi vedere mia nonna contenta, non a prezzo, insomma, gli avevo promesso che gli avrei fatto questa sorpresa, prima o poi, non se l'aspettava di certo oggi che era dal medico, però vabbè. E niente ragazza, io adesso mi strucco bene bene bene.
E poi volo a Nanna. Sto neo qui, non sa neanche lui cosa vuole fare. In realtà sotto lo sento ancora un po' gonfio. C'è stata una volta che si è proprio infiammato tanto e adesso non sento ancora un po' la gnocchetta. Dovrei andarmi a fare la mappatura dei nei perché ne ho veramente tanti. Cioè, vedete, sono comunque piena, quindi anche di qua a qua ne ho tanti, anche nella schiena. Non tantissimi, però ne ho, quindi devo fare un controllo. Poi ne ho uno anche abbastanza grande dietro l'orecchio, qui, non credo lo vediate. E quindi insomma devo... Niente, qui di sera è il passaggio delle moto, probabilmente devono sempre fare i rally. Ok, poi in più ho la finestra aperta perché... Allora facciamo la doccia, abbiamo la fortuna di avere la finestra quella antaribalta, quindi lasciamo aperto, e ovviamente aperta si sente ancora di più. E niente, io adesso vado a dormire, sono morta, sono muerta. Io vi mando un bacione, spero che il vlog vi sia piaciuto, in caso lasciate un like, ricordate di iscrivervi se non siete ancora iscritti, e ci vediamo domani con un nuovo video.